Kid. Ti sei perso la festa. Già. Peccato per Nassau. E Barbanera se n'è andato. Quanto a Touch staremo a vedere. Vane è andato a cercarlo, eh? Presto ci andrò anch'io. E questo sarebbe il vostro esperimento di democrazia? Già. Facciamo come ci pare qui e ce la spassiamo. Ma per la miseria, Edward. Solo l'odore dell'oro ti fa saltare la mosca al naso. Ma che ti prende? Ragiona, amico. Ragiona. Cerca di non farti portare a fondo da quest'idiota. Ehi! Ho vissuto più a lungo di molti altri pirati qui. Un po' da qua posso fare il salto della guaglia, regà. Ok. Andiamo a vedere un attimo i potenziamenti. Ma comincia a correre. Ehi, ragazzi! Tenete! Siete lì? Cosa? Resta qui. Spara tutto ciò che si muove. Quick! Right there! Ah! Ma va fanculo, va. Tra loro c'era un disertore che si ricordava la mia mano. Gli ho tagliato la gola ancora prima che ti andasse. L'ho visto. Non credo. Ma ho paura che Kenway sospetti qualcosa. È un tipo attento. Dimmi della spiaggia. Un bel raduno. Molti erano stronzi pradici. Ci farà comodo. Dimmi di Edward Touch. Il tipo d'uomo. Touch, signore. Almeno così si fa chiamare. Ma è matto come un cavallo quello. Già, fuori come un balcone. Voglio i dettagli. Basta così. Beh, mi piace molto bere. Ma fa una cosa strana. Prende il bicchiere di rum e lo riempie per metà di polvere da sparo prima di incollarsi. Ho capito bene. Beve la polvere da sparo. Sì, signore. Da spettacolo. Solo una settimana fa. Ha fatto sedere la ciurma sul muro e si è messo a dare fuoco a dello zolfo e ad altre sostanze puzzolenti. Eravamo seduti lì e sembrava di essere finiti dritti all'inferno e non dovevamo alzarci. Gran Dio! E perché mai? Voleva metterci alla prova, vedere di che pasta eravamo fatti. Ovviamente viene sempre fuori che il migliore è lui. Per un attimo ho temuto di morire. Dannati selvaggi. Non temere, soldato. Per loro è. Avanti, è ora. Presto, il segnale. E ricordate sempre questo giorno. Ma che diavolo? Diavolo è Kenway!
Sentite i trevi! Muoversi! Una volta nave diretta per fuoco! È un fascello! Ammannate! Non state impalati! Attendiamo ordini! Fuoco! Colpito bene! Fuoco! Ah! Attendiamo ordini! Fuoco! Vattene! Quella bestia ci affonderà! Ah! E lanciamo i rampini! Fuoco! Su, avanti! Colpite quei bastardi! Ok. Mirateli vicino, su, forza! Che il diavolo vi porti, verserò il vostro sangue! Come andiamo, Edward, amico?
soldati eroi! Scott! È morto Dutch. Che Dio mi fulmini. Dov'era Jackdaw? Touch. È caduto. Capitano. Beve la dannazione. Wow. Qual è la rotta, capitano? Cerchiamo navi di schiavi. Chi lavora per la Royal African Company. Non vorrai trafficare esseri umani, vero? No, Cristo, Ali. Sai che non lo farei mai. Ci servono informazioni. Dobbiamo scoprire dove attracca la Princess quando è scarica. La Princess? Una nave di schiavi? Già. Barbanera mi ha detto che il saggio dovrebbe trovarsi a bordo della nave. Attento, capitano! Le acque sono sorvegliate dai nostri nemici. Nave in vista! È armata! Penso che gli abbiamo seguito, capitano. Vane ha appena affondato un mercantile. Dannazione! Quell'animale non sa proprio tenersi a freno. Siamo vicini all'obiettivo. A bordo! Un naufrago! Affondare la nave, Kenway. Ci sono centinaia di innocenti a bordo. Lo so, lo so. Ma anche abbordarla sarà un problema. Affonderà se non la smette. Avviciniamoci. Mine sulla rotta, signore! Fuoco!
cosa vuoi da me, inglese? Edward Kenway, qui per metterti in guardia. E sono gallese. Siete tutti uguali per me. Perché mai dovrei darti ascolto? Sono sempre in pericolo. Temo che sia colpa mia. Sei in debito. Se è così, mi serve un uomo per liberare alcuni amici. Schiavi, intendi? Fratelli. Guerrieri. Il futuro dei Maru. Non sembra la mia guerra, amico. Voglio soltanto che ti aggiri tra gli inglesi. Cerca di scoprire dove tengono i miei amici. Bene. Farò ciò che posso. Senza paga e ubriachezza. Presunta ubriachezza. Inizio a nord, non a sud. No, dritto al nord. Verso il magazzino. Già, il magazzino. In ogni caso è uno schiavo. Ai ceppi non che abbia modo di fuggire. Il lavoro. Farci che? Non lo so, per farne un esempio magari. Ma che ha fatto? Deve aver fatto qualcosa? A volte si fanno esempi solo perché serve fare. Io dico che è proprio così. Questo close friend.
guido. Dobbiamo avvisare gli altri. Hai le informazioni che voglio, amico? No! So bene chi sei! Assassino! Lasciami! Voglio solo sapere dov'è uno schiavo. Sai per caso di un prigioniero speciale? Ti prego! Liberami! Ho moglie e figli! Forza allora! Parla! È vicino al mulino. Visto? Era così difficile. Che? Li ho trovati. E io so dove tengono i suoi fratelli. Aiutami a liberarli. No, amico. Ho saldato il debito. Liberare gli schiavi non è affar mio. E dubito ci siano dietro i Templari. Portare la libertà è affare degli assassini. Qual è il prezzo? Cosa? Un uomo senza principi lo si compra col denaro. Quanto te ne serve? Sto cercando una chiave. Appartiene a un mazzo rubato ai Templari. Le chiavi Templari? Credevo fossero distrutte. Non sono l'unico che ne è al corrente, vedo. Se la trovo, è tua. Siamo d'accordo. Liberiamo gli schiavi. Ok. Va bene. Gli ubriachi e le puttane possono tornarti utili. Forza, dai. Presto, al mio rifugio. Ok. Oh, muovete un po'. Dai. Dobbiamo andare di qua. Dai. Finalmente, vai al rifugio.
Ok. Devi essere molto cauto, la zona sarà sorvegliata. Sai già come funziona. Vai in posizione. Fermo lì. Grazie. Ci vediamo al rifugio. Dove si va ora? Per questa notte può bastare. O ti sei appassionato? Tutto qui. E il Templare? Dov'è la mia chiave? Il Templare non si è visto. Avrai la chiave la prossima volta. No, Anto, non ci sarà una prossima volta. Se ascolterai la tua coscienza, o capirai che vuoi davvero la chiave, ci sarà una prossima volta. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.